In studio Marco Scadino. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la visita di questa mattina dell'assessore regionale al lavoro e alla famiglia Scavone in provincia di Ragusa. Si è recato anche nei saloni di rappresentanza della prefettura per parlare del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro. Si chiama Supremo, ovvero Sud, protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento, di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate del protocollo che punta a contrastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato firmato dalla Prefettura di Ragusa e dall'Assessorato regionale alle politiche sociali. L'intesa si avvale del pacchetto delle azioni regionali anti-caporalato a valere sui fondi PON. Legalità. L'obiettivo è tutelare gli immigrati dal punto di vista lavorativo, previdenziale e sanitario attraverso delle linee di azione indicate dalla prefettura. Tutto nasce dal protocollo contro il caporalato. Tutte queste azioni, in questo caso di assistenza sanitaria, poi l'assessore illustrerà altri progetti a valere sul PON, progetti che sono quelli che nascono appunto dal protocollo, quello di individuare soluzioni alloggiative. Tutti i comuni della fascia trasformata hanno già individuato degli immobili che possono servire come riferimento. La provincia regionale si è inserita individuando un ex istituto agrario, mi pare, su Vittoria, e poi le case cantoniere da ristrutturare e quindi da destinare a chi magari proprio ai margini addirittura alloggia in molti casi, come sapete, in posti, ecco, che non sono proprio dignitosi né per chi lavora e ancora meno per la famiglia quando ci sono bimbi. Ci sono azioni finalizzate a contrastare la dispersione scolastica di questi bimbi, cioè è veramente un ventaglio di iniziative. Quelle di oggi sono i progetti che, ripeto, con la collaborazione massima dell'assessore Scavone, che come sapete ha voluto anche essere presente quando abbiamo sottoscritto il protocollo, ci ha dato questo piacere, quindi dà forza al protocollo stesso. Quindi ci sono in campo tantissime azioni, ci sono i finanziamenti, ci sono i PON, ci sono i finanziamenti europei, per cui ecco, cerchiamo di sfruttarli al massimo e al meglio e dare dignità a chi contribuisce alla nostra economia, anche gli immigrati, anche chi in qualche modo è costretto, direi per libera scelta, ma non vorrei contraddirmi con i termini, ma è così, al lavoro irregolare. Attenzione puntata anche alla crescita sana degli immigrati minori, con azioni contro la dispersione scolastica e a favore anche di creazione di ambienti e alloggi idonei e dignitosi. È arrivato in prefettura Ragusa l'assessore regionale alle politiche sociali Antonio Scavone per constatare lo stato dell'arte del progetto, il quale ha anche dichiarato che la provincia di Ragusa è virtuosa, aggiungendo di aver pensato a un programma di integrazione con la popolazione e gli immigrati, i quali hanno accolto con molta soddisfazione questo piano anticaporalato e a tutela del loro status quo. Posso portare un esempio che l'epicrisi del fenomeno è stato Cassibile, che ha conquistato l'attenzione nazionale, dove c'erano tensioni all'interno dell'accampamento che ospitava gli immigrati e anche con la popolazione preoccupata che ovviamente loro potessero essere il tramite di una diffusione di Covid in un periodo appunto di tensione. È stato accettato tutto molto bene, non abbiamo avuto nessun problema, siamo intervenuti attraverso anche una ONG che affiancato l'azione del governo regionale. Io credo che se noi trattiamo gli immigrati, che sono cittadini come noi, disperati da situazioni di tensione sociale nei loro paesi, con rispetto, a loro ci restituiranno rispetto, e se noi li rispettiamo anche nei rapporti di lavoro, così come è avvenuto nel Ragusano, possiamo essere corifei nel nostro paese di quell'agricoltura di qualità per la quale stiamo immaginando anche un mollino di qualità etico, che fa anche di questo tipo di attività un grande esempio. Siamo una terra di civiltà e possiamo esportare delle buone prassi. A Ragusa questo avviene.
E sono ore un po' concitate, non solo a Modica, ma nella realtà Iblea, per la notizia che è arrivata questa mattina di positività Covid-19 di una donna peruviana che si è recata a Foligno, è stata ricoverata ed è risultata essere positiva al Covid. Questa donna però negli ultimi 15 giorni è stata a Modica, dove ha esercitato la professione di meretrice. È una prostituta ed è l'appello che arriva dalle istituzioni a chi ha usufruito di questi servizi di contattare il proprio medico di famiglia e farsi indicare il percorso idoneo per capire se sono anche loro risultati, se possono essere anche loro positivi al Covid-19. La donna è arrivata a Foligno, come detto, è risultata essere positiva, è una prostituta non destano preoccupazioni invece le condizioni di salute. Rimangono invece in isolamento i 19 migranti. Una donna di origine peruviana ma residente a Modica è partita alla volta di Foligno in Umbria e lì è stata ricoverata in ospedale. La donna è risultata essere positiva al Covid-19. Dal comune di Modica fanno sapere che già sono stati avviati riscontri per ricostruire la possibile catena del contagio, ma a quanto pare la signora non aveva né parenti né conviventi in città e viveva da sola in un quartiere del centro storico di Modica. La donna, è emerso da accertamenti, si prostituiva nella città della contea. A rimanere in isolamento le 19 persone risultate essere positive invece al Covid-19 e componenti il gruppo di migranti arrivato in territorio ibleo. Si trovano tutti nella città di Ragusa, in contrada Cifali, a confine con il comune di Comiso, e si trovano in isolamento, mentre la restante parte del gruppo è in quarantena obbligatoria in attesa di esito del tampone. Sull'episodio interviene anche il sindaco del comune Casmeneo, Maria Rita Schembari, che in una nota scrive: relativamente agli immigrati che si trovano attualmente presso la struttura Don Pietro in territorio di Ragusa, ma molto vicino a Comiso, è necessario fare chiarezza. Io ed il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo aver ascoltato il questore e il prefetto della provincia di Ragusa, precisiamo che i 19 immigrati risultati positivi al Covid sono tutti di origine pakistana e che sono assolutamente isolati in un ambiente della struttura ad essi destinato appositamente. Tutti gli altri provenienti dal medesimo stato e con il medesimo mezzo di trasporto sono in quarantena in attesa degli esiti dei tamponi. Queste naturalmente sono le prescrizioni messe in campo dalle autorità sanitarie e che si attivano in attesa che tutti vengano trasportati, si presume in breve tempo, a Roma. Voglio tranquillizzare la comunità comisana per la brevità della distanza con la struttura Don Pietro sul fatto che è tutto ben presidiato, che non ci saranno fuoriuscite di persone né tantomeno di quelle in isolamento. Conclude la nota a firma del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. E parliamo adesso invece del caso di Cassibile. Abbiamo contattato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, interviene su quanto accaduto dinanzi la baraccopoli di Cassibile, dove si è registrata una protesta nata spontaneamente da residenti e cittadini che ne chiedevano la rimozione. Il sindaco Francesco Italia rassicura sui tempi di rimozione delle baracche e sulla sistemazione in altri luoghi dei migranti. Questa che io rappresento è l'amministrazione che a Siracusa ha già di fatto ripulito una baraccopoli esistente da circa 30 anni. Su quella di Cassibile ho già dichiarato che la smonteremo quando l'ultimo dei lavoratori che si trova lì andrà via nel giro di circa 10 giorni, ma la cosa più importante è che io ho già detto, ma dico non l'ho detto l'altro ieri perché c'era la protesta, l'ho detto pubblicamente ed è verbalizzato in un incontro alla presenza dell'assessore regionale alla famiglia, alla presenza del prefetto, di ASP, di tutte le autorità locali, che noi non tollereremo che una nuova situazione del genere si verifichi a Cassino. Sono lavoratori che lavorano a Rosolini, nelle aree di Avola, in altri centri della provincia, ed è assolutamente irresponsabile che poi tutti i problemi di gestione siano accollati alla nostra città e alle nostre forze dell'ordine, che io ringrazio di cuore per lo straordinario lavoro che fanno.
Sarà creato in collaborazione con la prefettura un'area di protezione civile con dei moduli abitativi che potranno essere messi a disposizione dei soli lavoratori in possesso di regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro, perché non ci dobbiamo dimenticare che queste persone non vengono perché le invito io o qualche altro sindaco, ma vengono perché sono le uniche forze lavoro a disposizione delle nostre aziende di produzione agricola. Molti di questi lavoratori lasceranno spontaneamente i luoghi e saranno collocati altrove. Chiaramente faremo una opera di rimozione delle baracche che sono servite per il loro alloggio temporaneo, ma non usiamo la parola sgombero perché noi non toglieremo via con la forza nessuno da quel luogo. Il dramma vissuto dai palermitani, fortunatamente non c'è alcuna vittima. Hanno lavorato tutta la notte nel sottopassaggio della circonvallazione, i vigili del fuoco di Palermo, dopo la bomba d'acqua che ha messo in ginocchio la città. L'acqua è scesa a 40 centimetri e non c'è più nessuna macchina. Adesso le operazioni di prosciugamento diventano più laboriose perché le idrovore cominciano a funzionare a scartamento ridotto perché c'è poca acqua, come spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Non ci sono vittime, adesso è ufficiale quanto affermato alla DN Cronos il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, che ha seguito costantemente tutte le operazioni convocando anche l'unità di crisi. Le operazioni di prosciugamento erano finalizzate a verificare la testimonianza di un cittadino che ha raccontato di aver visto delle persone nel sottopasso allagato, dice il prefetto. Le operazioni sono state avviate subito e via via che si procedeva si alimentava la speranza che non ci fossero decessi, però la conferma si poteva avere solo alla fine. Anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Carrolo, ha escluso che ci siano vittime, dal momento che non sono stati rinvenuti corpi senza vita, per fortuna. Intanto dalle prime ore di questa mattina aliquote di militari del 4 Reggimento Genio della Brigata Aosta sono intervenute su richiesta del prefetto di Palermo per ripristinare la viabilità in una delle principali arterie stradali della città. Squadre specializzate dell'esercito sono all'opera con mezzi movimento terra presso i cavalcavia di Via Lazio e Via Michelangelo, che tagliano ortogonalmente via Regione Siciliana, sotto i quali si sono formati allagamenti che hanno coinvolto centinaia di automezzi rimasti completamente sommersi dalle precipitazioni. I mezzi dell'esercito dovranno rimuovere migliaia di metri cubi di fango che si sono depositati all'interno dei tunnel stradali e le tonnellate di materiali trascinati dalla furia dell'acqua sull'intero letto stradale. Il ritorno alla normalità è previsto dalle autorità comunali entro il fine settimana. Purtroppo non abbiamo medici per i presidi territoriali di emergenza. A parlare ai nostri microfoni il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò. Non ci sono specializzati in questo settore, stiamo cercando di provvedere in tempi rapidi, ma è un problema che riguarda anche altri reparti per i quali sono stati indetti dei concorsi. E quanto risponde il direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquò, alla nota stampa dei sindaci di Pozzallo, Scicli e Chiaramonte Gulfi, che hanno chiesto un incontro con i manager dell'ASP per parlare del medico specialista di emergenza nei PTE e del rischio che ci siano ambulanze per le emergenze sanitarie senza medico a bordo, ma soltanto con la presenza del personale ausiliario e infermieristico. L'ASP di Ragusa, dichiara Aliquò, sta facendo di tutto per correre ai ripari. In sostanza noi avremo bisogno di 4 medici e mezzo per coprire i turni per ogni PTE, ma i PTE in provincia sono 4 e i medici per ogni PTE sono 3, non 4 e mezzo, per cui per quanto i medici presenti abbiano fatto turni aggiuntivi non riusciamo a coprire i turni. E siccome abbiamo fatto tutti i tentativi per reperire altro personale, fino a quando non ci saranno nuovi specializzati che aderiscono, abbiamo trovato la soluzione nel ridurre, non chiudere il PTE, una notizia sbagliata, alcune notti, quelle che dove in genere c'è meno attività, abbiamo ritenuto opportuno togliere il medico dal servizio, essendoci peraltro comunque le guardie mediche attive, quindi non è che si scopre completamente il servizio, e mettere l'infermiere a bordo dell'ambulanza, quindi trasformare l'ambulanza
un'ambulanza da medicalizzata a cosiddetta India con l'infermiere a bordo. Questo fino a quando non troveremo i medici nuovi? Io purtroppo non posso fabbricare i medici, ma devo aspettare che si specializzino. Anche la regione siciliana sta provvedendo ad assumere nuovo personale medico con l'indizione dei concorsi. La regione sta infatti facendo i corsi per far specializzare i medici che potranno darci finalmente la possibilità di tenere aperti tutti i PTE a pieno regime. Il problema è che un medico non si specializza in due giorni, ci vogliono mesi e credo che comunque ci vorrà ancora almeno un paio di mesi. Speriamo nel frattempo di trovare qualcun altro. Centinaia di studenti con disabilità da settembre rischiano di non poter andare a scuola perché il servizio passerà alle scuole. Oggi a Catania la protesta delle lavoratrici. Da settembre il servizio di assistenza igienico personale degli alunni con disabilità passerà nelle mani delle scuole. Questo significa che nell'isola circa 2.000 persone impegnate nel servizio fino all'ultimo anno scolastico resteranno a casa, ma anche che migliaia di alunni saranno impossibilitati a tornare a scuola. Perché trasferire le competenze ai collaboratori scolastici significa di fatto non poter aiutare concretamente la platea degli studenti, considerando che gli assistenti hanno una formazione ad hoc che manca ai collaboratori. A Catania questa mattina una protesta, questa la voce dei lavoratori e dei genitori. Senza la nostra figura sono bambini così gravi che devono rimanere a casa perché non c'è l'assistenza. Loro vogliono che lo fanno i collaboratori scolastici, ma i collaboratori scolastici non hanno nessuna preparazione. Hanno fatto un corso di 40 ore, ma questo corso di 40 ore non era attinente solo all'assistenza igienico personale, all'assistenza dei bambini, ma un corso generale. Quindi di poche domande fatti col computer con risposte multiple, quindi non hanno nessuna pratica e non sanno cosa vuol dire maneggiare un bambino con le sue diversità, patologie che hanno, quindi possono solo fare rischio di far male ai bambini. A Catania siamo 90, mettiamoci tutti i paesini e quindi siamo più di 300, e quindi 300 persone che rimangono a casa, 300 famiglie che si trovano senza lavorare, senza nessun guadagno ogni mese. Quindi la disoccupazione invece di farla eliminare la stanno facendo aumentare e quindi non mi sembra giusto né verso di noi. Da genitore secondo me è una cosa sbagliatissima che vanno a togliere un servizio proprio per i bambini, soprattutto nella fascia proprio più debole che ci possa essere. Non mi sembra neanche corretto, cioè a togliere qualcosa per mancanza di soldi. Allora facciamo una cosa, toglietevi voi qualcosa e lasciate quello che i bambini, ma i bambini in generale comunque, abbiano diritto, che se i bambini ora rientrano a scuola, a prescindere già dalla situazione che c'è, come faranno a muoversi, ad andare in bagno? Non possiamo contare comunque sui bidelli, perché non hanno una formazione come ce l'hanno determinate persone. L'assessore, invece di starsi nella poltrona, venga qua e ne venga a discutere, a prescindere con loro, ma anche con noi genitori, venga a vedere i bambini. Noi che una poi li deve andare a curare, che perché non ce l'hai tu un figlio così? Una vatti a curare che abbi tu un figlio così e poi ne parliamo. Strade al buio nel catanese. Qualche settimana fa un incidente stradale in via Colbe nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania ha causato l'abbattimento di un palo della luce che ha provocato un problema all'impianto con la conseguenza che la strada è rimasta al buio. Buio che si estende anche in via Stocco. Un problema che il consigliere del quarto municipio di Catania, Giuseppe Zingala, ha prontamente segnalato alle istituzioni competenti, chiedendo che in queste due strade venga ripristinato un servizio basilare per tutto il territorio. La gente, soprattutto anziana, già dal tardo pomeriggio ha paura di uscire di casa perché teme di essere rapinata o scippata. Chiedo all'amministrazione di intervenire più presto possibile. Io da consigliere ho fatto la segnalazione alle istituzioni, agli organi competenti, ma finora nessuna risposta. Siamo nelle mani di nessuno. A rispondere l'assessore alle manutenzioni del comune di Catania, Pippo Arcidiacono. Stamattina sto mandando i responsabili della pubblica illuminazione per verificare il danno che si è determinato e i tempi per poterlo sistemare. Io mi auguro che si possa fare in tempi brevissimi, non posso dare i tempi perché non so esattamente di cosa si tratta, ma lo saprò oggi e dirò ufficialmente se lo sistemiamo entro la settimana o entro la prossima settimana. Aggiudicati i lavori per la metropolitana a Catania.
L'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone sarà in sopralluogo lunedì prossimo al cantiere della tratta enesima Monte Po a Catania in vista della rimozione del restringimento sulla circonvallazione di Catania necessario per i lavori. Il sopralluogo è necessario dopo l'aggiudicazione dei lavori della metropolitana da Piazza Stesicoro fino all'aeroporto di Catania. Obiettivo, scrive Falcone, avere finalmente l'intermodalità nei trasporti tra Fontana Rossa e il capoluogo etneo. Ieri dunque l'aggiudicazione all'ATI, consorzio stabile Medil dell'appalto FCE per costruire il tratto Stesicoro aeroporto della metropolitana di Catania. Manteniamo l'impegno su un'opera strategica attesa da anni, dice Falcone, finanziata con quasi 400 milioni di euro dal governo Musumeci attraverso la virtuosa acquisizione di risorse di provenienza comunitaria. Con la stazione ferroviaria Fontana Rossa da aprire nel 2021 e l'arrivo della metropolitana all'aeroporto entro pochi anni, sarà davvero possibile raggiungere lo scalo etneo senza fare ricorso all'auto privata. Per l'economia, il traffico e le abitudini quotidiane dei catanesi e non solo, conclude Falcone, sarà una svolta di respiro internazionale. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, MTG torna tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Su proposta del sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda, all'unanimità è stato eletto nel ruolo di coordinatore regionale dell'Associazione Città dell'Olio il sindaco di Chiaramontegulfi, Sebastiano Gurrieri, per l'esperienza e l'impegno profuso e il ruolo sempre propositivo che ha avuto in questi anni. Il neo coordinatore regionale Sebastiano Gurrieri, al termine dell'elezione, ha ribadito l'importanza di fare sistema con tutte le realtà territoriali, nonché di lavorare in sinergia con i vertici nazionali dell'associazione che, sin dall'insediamento, hanno dato nuovo impulso alle attività associative. Cambiamo argomento, andiamo a Modica, dura nota del politico Vito D'Antona di Sinistra Ecologia e Libertà nei confronti dell'amministrazione. Vito D'Antona di Sinistra Ecologia e Libertà critica duramente la delibera che modifica il regolamento della zona artigianale a Modica. Per D'Antona la scelta di snaturare la zona artigianale trasformandola in un centro commerciale dove può vendersi di tutto è l'ultimo tassello di una lunga scia di atti e di comportamenti che in questi anni hanno dimostrato il disinteresse del sindaco nei confronti di un insediamento di piccole e medie imprese di tutto rispetto, capaci di fare vero sviluppo. Per D'Antona, in sostanza, abate ignora la storia della zona artigianale di Modica, non ne conosce l'origine e lo dimostrano i fatti, e non ne conosce anche il potenziale di crescita. In riferimento oltretutto ai fondi ex Insicem, D'Antona dichiara che proprio il percorso per l'utilizzo è stato costellato da inadempienze e ritardi legati nella prima fase alla redazione del progetto di ampliamento, che dopo diverse riunioni alla provincia regionale, nelle quali il comune di Modica o risultava assente o non aveva niente pronto, ha costretto il collegio di controllo dei fondi ex Insicem ad un certo punto a destinare in altri progetti i primi fondi spettanti a Modica. D'Antona, in ultimo, denuncia l'accantonamento definitivo dell'ampliamento dell'area artigianale, che chiude ogni possibilità per le imprese che, in futuro, vogliono ampliare la loro attività, creando nuova occupazione, e la destinazione dei fondi alla parziale limitata sistemazione di un tratto della ex strada statale 115, progetto che dopo roboanti annunci è finito nel dimenticatoio, conclude la nota a firma di Vito D'Antona. Vito D'Antona di Sinistra Italiana, non Sinistra Ecologia e Libertà, è bene precisare. Continuiamo, riduzione di tributi comunali per aiutare i commercianti. Stamattina il piano di sgravi è stato presentato dall'amministrazione comunale. Riduzioni notevoli per i canoni dovuti dai commercianti al Comune di Catania è quanto previsto in un piano di sgravi ai carichi tributari messo a punto proprio all'amministrazione pugliese per sostenere il commercio cittadino particolarmente colpito dall'emergenza coronavirus. Dal suolo pubblico alla Tari, per commercianti ma anche per i mercati storici e artigianali. Proposte attuative che si inseriscono in una serie di iniziative messe a punto dall'amministrazione da quando è iniziata l'emergenza Covid. Stamattina la conferenza stampa per presentare queste iniziative. Abbiamo
sancito la riduzione della tassa occupazione suolo pubblico dell'85% per tutto il 2020. Di fatto ciò va a determinare l'esenzione totale dal 1 marzo al 31 dicembre, ben oltre quello che il governo nazionale ha immaginato, determinando un'esenzione soltanto dal 1 maggio al 31 ottobre. Abbiamo altresì immaginato una riduzione del 75% della tassa occupazione suolo pubblico per quanto riguarda i mercati storici e i mercati rionali, una riduzione del 50% per quanto riguarda i mercatini artigianali. Abbiamo altresì sancito l'azzeramento della tassa occupazione suolo pubblico per gli eventi culturali, musicali, artistici organizzati all'interno di terreni comunali, all'interno della Villa Bellini, di Piazza Università, di Piazza Duomo. Abbiamo altresì determinato la riduzione del 60% della Tari per tutte le attività commerciali, nel settore turistico alberghiero, nel settore ricettivo della ristorazione, nel settore commerciale, nel periodo di chiusura degli esercizi, in realtà con un orizzonte temporale un po' più ampio rispetto a quello formalizzato. Credo che siano iniziative concrete, coerenti con quello che l'amministrazione comunale ha fatto durante il periodo dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Tutelare i passeggeri. Con questo scopo la LIAF ha donato all'aeroporto di Catania 20.000 mascherine. 20.000 mascherine sono state donate dalla LIAF, la Lega Italiana Antifumo, all'aeroporto di Catania, in modo da poter essere distribuite a tutti i passeggeri che per lo scalo Etneo transitano. La LIAF riconosce l'importanza delle misure di protezione personale come importante baluardo contro la diffusione del virus e le mascherine sono il primo vero scudo di difesa individuale. Essere responsabile in questo periodo di emergenza sanitaria significa comunque indossare tutti e le mascherine e i dispositivi di protezione individuale, oltre al distanziamento, sostanzialmente adempiere a tutte quelle che sono le prescrizioni, diciamo, sanitarie. Questo in linea di massima. A maggior ragione, chiaramente, se ci troviamo in aeroporto. L'aeroporto è il nostro aeroporto, è la porta d'ingresso alla Sicilia. La seconda iniziativa, in collaborazione con l'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, prevede l'offerta gratuita di 500 test serologici per i medici e dentisti catanesi. Lo stretto contatto con malati e pazienti di ogni tipologia espone gli operatori sanitari a un rischio di contagio più elevato rispetto alla gente comune. Grazie al test si potrà capire a quali rischi si espongono gli operatori sanitari nello svolgimento del loro dovere. Il Covid ha comunque circolato tra la popolazione. Molte persone sono state contagiate e non se ne sono nemmeno rese conto. Credo che un 10-20% della popolazione in Sicilia abbia degli anticorpi bloccanti o perlomeno abbia una immunologia che li possa proteggere da eventuali ricontatti, ma soprattutto il social distancing, le norme igieniche che abbiamo rimparato a utilizzare e l'uso, diciamo, compulsivo ma abbastanza allargato delle mascherine sono sicuramente degli elementi che permetteranno di debellare una volta per tutte questo odiato virus. Si chiama La Quinta Rivoluzione, il ritratto delle famiglie durante l'emergenza Covid-19. Il nuovo libro di Giuseppe Raffa è la risultanza della ricerca condotta in Sicilia con 5.000 genitori con figli adolescenti durante la recente emergenza sanitaria. Quinta Rivoluzione, dopo quelle di Copernico, Freud, Darwin, è ancora una rivoluzione nei rapporti tra genitori e figli adolescenti che finalmente si sono incontrati. Il libro fa il punto sulle relazioni genitori-figli pre-Covid e post-Covid, offrendo spunti e consigli per stabilizzare la ritrovata armonia familiare. Era l'ultima notizia, grazie per averci scelto, buon proseguimento.